Ecco, noi possiamo stimare che i nostri vitigni, almeno i più antichi, abbiano circa 2000-2500 anni di storia. Ecco, quelli georgiani probabilmente ne hanno 5-6000 anni di storia. Cioè possiamo dire che vi è una frattura tra la storia della nostra viticoltura e la storia di quella viticoltura molto più antica. In effetti ci sono ancora dei vitigni coltivati in Georgia, ad esempio l'Odaleshi, l'Odaleshi tradotto in italiano dal georgiano vuol dire vite che si arrampica sulle piante, e questo testimonia questa antichissima origine della vite selvatica e questo direi modo di domesticare la vite e di renderla, diciamo così, allevabile. Il vino che si ottiene dall'Odaleshi è molto curioso perché è un vino con dei sentori molto particolari di ciliegia, di amarena, assomiglia molto ai nostri pino neri, cioè a questa curiosa analogia aromatica proprio che lo rende molto vicino al pino nero. Pino nero in effetti è probabilmente anche questo il risultato di un incrocio spontaneo tra viti selvatiche che erano presenti nel bacino del Reno, tra la foresta nera possiamo dire e la Borgogna, e che sono state queste viti domesticate dalle popolazioni locali, ma soprattutto sono state fecondate da materiale che era arrivato dalla Pannonia.